Innanzitutto buongiorno, anche io credo che oggi sia una giornata importante e sono davvero felice di trascorrere la gran parte della mia mattinata con le ragazze e ragazzi di tanti licei, istituti, scuole della nostra città. Ovviamente in un'ora è molto difficile discutere di questi temi, poi vorremmo aprire la seconda parte, se volete, con qualche domanda. Abbiamo voluto intitolare questo incontro Fuori le mafie dallo Stato. E l'avevamo organizzato con Nino Di Matteo, che è uno dei magistrati che io maggiormente stimo nel nostro paese, che me lo sono trovato vicino quando altri magistrati scappavano perché non era opportuno stare vicino ai magistrati coraggiosi, e io sono vicino e starò sempre vicino a lui perché è uno dei pochi magistrati coraggiosi del nostro paese che vuole ostinatamente capire che cosa è accaduto nel 1992. Allora partirei da questa testimonianza personale, perché lei, Chiariello, mi ha chiesto che cosa ho provato in quei tempi. Sono diverse le ragioni per cui ho scelto di fare il magistrato, ma una è sicuramente legata alle figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Ed è talmente legato in un vincolo che mi ha segnato la vita, che quando ho fatto il concorso in magistratura nel 1992, io ho fatto gli iscritti nel maggio del 1992 all'Hotel Ergife di Roma, nella mia sottocommissione, cioè nella stanza, perché eravamo tantissimi, in una delle stanze in cui eravamo in tanti per fare i tre temi, il presidente di quella sottocommissione era Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone. Io ho consegnato l'ultimo tema del concorso in magistratura nelle mani di Francesca Morvillo intorno alle ore 19 del venerdì 22 maggio 1992. Sono uscito dall'Hotel Ergife, ero su un muretto distrutto e vedo passare la croma blindata con la sagoma inconfondibile di Giovanni Falcone. Questa immagine non la dimenticherò mai, anche perché non era super protetto a Roma, c'era l'autista, l'uomo di tutela e Giovanni Falcone che era dietro. L'ho visto intorno alle 19.40 del 22 maggio, il giorno dopo, sabato, mi stavo riposando perché dopo 5 giorni di quel concorso ero praticamente liquefatto, stavo sul divano di casa mia e vedo un'edizione straordinaria del TG1 che annuncia la strage di Capaci. Quindi io sono praticamente entrato in magistratura intriso di quelle storie. E vorrei ricordare che il 19 luglio le mafie, dopo aver fatto Capaci, hanno fatto saltare una 126 a Via D'Amelio sotto la casa della mamma di Paolo Borsellino a 55 giorni dalla strage di Capaci. Pensate che intelligenza il nostro Stato. Dopo la strage di Capaci nessuno aveva pensato di mettere il divieto di sosta sotto la casa della mamma di Paolo Borsellino, dove Paolo Borsellino si recava ogni domenica a salutare la mamma. La dinamite ha fatto esplodere la 126 e i brandelli di Emanuela Loi, perché Borsellino aveva anche una donna nella sua scorta che si chiamava Emanuela, una ragazza sarda. I brandelli di Emanuela Loi sono saliti al quarto piano dell'edificio di Via D'Amelio. Allora se Paolo Chiariello mi dà qualche minuto, perché non è facile a sintetizzare, io vorrei cercare di farvi comprendere che cosa è accaduto tra il 91 e il 93, per titoli, perché ci vorrebbero 4 ore solo su questo. Le mafie storicamente hanno avuto sempre i politici di riferimento e hanno sempre avuto persone con cui colludevano e che erano in grado di condizionare leggi e processi. A un certo punto magistrati importanti di Palermo, tra cui Borsellino e Falcone, cominciano a individuare i politici responsabili e si comincia a incrinare quel rapporto dei referenti politici della mafia. Allora accadono una serie di omicidi eccellenti che sono collegati e anticipano la strage di Capaci. L'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima
referente politico di Giulio Andreotti, che all'epoca era uno dei politici più potenti del nostro paese, l'omicidio dei cugini Salvo, che erano gli esattori della mafia, il maxi processo di Palermo, attenzione, 1992 gennaio, la mafia doveva condizionare il processo di Falcone, che aveva condannato, aveva fatto condannare tutti i capi mafia, e la mafia voleva condizionare il processo in Cassazione. La mafia cerca di avvicinare il procuratore generale della Cassazione, Nino Scopelliti, affinché venisse inquinato il processo e venissero tutti assolti. Scopelliti non si fa corrompere, magistrato calabrese viene ammazzato a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, attraverso un'alleanza mai riuscita poi dopo tra Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Cosa Nostra chiede alla 'Ndrangheta di uccidere Antonino Scopelliti perché non si fa corrompere. Poi dopo ricordami, perché la vita mi ha fatto poi rincontrare con la figlia Rosanna quando mi sottrassero le inchieste e in un liceo di Catanzaro ci fu la ribellione degli studenti per difendere le mie inchieste. Ma qualche anno dopo, ricordami questa cosa che devo raccontare, ma non voglio perdere il filo. Quindi viene ammazzato Scopelliti. Che cosa sta accadendo allora? Il referente della politica ammazzato, gli esattori, il giudice non corrotto, saltano gli equilibri. Quindi la mafia decide di andare al cuore dell'antimafia. Perché la mafia decide di far saltare l'autostrada compiendo un atto di guerra, perché quell'immagine è un'immagine di guerra, e non ammazza Falcone a Roma, quando lo potevi ammazzare con un colpo di rivoltella? Perché? Perché la strage di Capaci è una strage di mafia che doveva avere effetti politici. Strage di mafia con effetti politici. Dopo la strage di Capaci, lo voglio raccontare perché voi non eravate nati, tranne le insegnanti ovviamente e gli adulti presenti, cambia lo scenario. Doveva diventare capo dello Stato Andreotti, presidente del Consiglio Craxi. Tangentopoli stava per cominciare, saltano gli equilibri. Quindi con la strage cambiano gli equilibri politici nel paese. E perché dopo 55 giorni c'è la strage di Via D'Amelio? Paolo Borsellino, in un'intervista che trovate su YouTube di giugno del 1992 a Palermo, in un convegno organizzato da Micromega, lui annuncia la sua morte. Cioè lui dice: ho saputo che è venuto il tritolo, e dice una cosa devastante che io mi sono ritrovato nella mia vita di magistrato. Dice una cosa devastante: probabilmente i principali responsabili della morte di Giovanni Falcone vanno trovati anche all'interno della magistratura e dello Stato. Poco prima di essere ammazzato, Paolo Borsellino stava interrogando Gaspare Mutolo, che stava collaborando con la giustizia e stava facendo i nomi dei rapporti tra mafia, politica, istituzioni e massonerie deviate. Viene chiamato all'improvviso, va al Viminale, dal ministro dell'interno, il capo della polizia e alcuni vertici dei servizi segreti dell'epoca. Gaspare Mutolo racconta, poi sentito da altri magistrati dopo la strage di Via D'Amelio, che Paolo Borsellino torna talmente sconvolto da fumare due sigarette insieme, una nella mano sinistra e una nella mano destra. E quando a distanza di anni viene chiesto a quel ministro dell'interno, che io poi me lo trovo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura quando mi sottrassero la toga, e che è stato imputato nel processo della trattativa Stato-Mafia di cui a Nino Di Matteo, dice che lui non si ricorda di che cosa hanno parlato, e addirittura qualcuno dice che non si ricordava manco di chi era Paolo Borsellino, che conoscevano tutti all'epoca nel 92 chi era Paolo Borsellino, talmente conosciuto che la mafia lo fa saltare con una 126.
La strage di Via D'Amelio è una strage di Stato. Faccio un distinguo, questa è la mia opinione personale, con tutte le carte che ho letto, nella mia vita ho letto tutte le carte di tutte le stragi del nostro paese, oltre alle inchieste che ho fatto io. La strage di Capaci la considero una strage di mafia che doveva avere effetti politici ed è per questo che fanno saltare in quel modo, perché il processo non l'avevano potuto aggiustare, quindi non c'era necessità di ammazzare in quel momento Giovanni Falcone, che tra l'altro era a Roma, perché l'avevano tolto dalle inchieste più importanti ed era entrato nel Ministero e guidava una direzione generale, perché non l'avevano voluto procuratore nazionale antimafia. Chi non l'aveva voluto? I magistrati. E nemmeno al CSM. CSM, magistrati. Luglio invece, a mio avviso, mi assumo chiaramente la responsabilità di quello che dico, perché io dico sempre quello che penso, che sono in grado di documentare. Qui non sono opinioni personali, frutto di un libero pensiero. È una strage di Stato. Uccidono Borsellino perché Borsellino aveva capito che mentre lui, da procuratore aggiunto di Palermo, stava indagando su chi aveva ucciso il suo migliore amico, c'erano altri pezzi dello Stato che trattavano con la mafia. E questi altri pezzi dello Stato stavano dentro al corpo vivo delle istituzioni e alcuni processi, finalmente a pezzi, stanno incominciando ad accertare. Mi consenti di dire una cosa? Un attimo, sono solo per il film, un secondo solo, quasi finito. Stragi con cui sono morte tante persone in parecchie parti del paese. C'è il messaggio che danno i poteri deviati dello Stato, la mafia, noi possiamo mettere in ginocchio il paese. Si va a trattare e qual è l'effetto della trattativa? Che dal 93 le mafie non usano più il tritolo militare, ma sono talmente entrate nello Stato. Ecco la differenza tra 2-3 anni prima, e chiudo, perché 2-3 anni prima si cercavano i politici con cui colludere, gli uomini dello Stato da corrompere, dal 93 la mafia, con quelle menti raffinatissime, 'Ndrangheta e Cosa Nostra soprattutto, decidono di entrare direttamente nella politica e nelle istituzioni. Quindi si passa dal tritolo militare al tritolo istituzionale. Se c'è qualcuno che dà fastidio, lo colpiamo con gli strumenti della legalità formale, perché sono talmente entrati nel cuore dello Stato che loro non hanno più necessità di fare un attentato di quel tipo, perché un attentato di quel tipo spinge le persone a mettere le lenzuola, un attentato di quel tipo diminuisce gli indifferenti, un attentato di quel tipo, se ve lo ricordate, tu te lo ricordi sicuro, portò persone nella chiesa a sputare in faccia ai politici. Se invece tu usi il tritolo istituzionale, la gente rischia di non sapere nulla e tu ti trovi il nemico al tuo fianco. Io i nemici, e quindi chiudo, e poi dopo ci sarà l'altra parte, non ti ho risposto, ma volevo fare questa cronistoria, credo importante, il nemico non te lo trovi con la 'Ndrangheta, con la Coppola e con la Lupara, perché io mi sono occupato di 'Ndrangheta, che è l'organizzazione mafiosa più potente al mondo, che insieme ai narcos controllano tutto il traffico internazionale di droga. A me chi mi ha accoltellato è quello che mi doveva proteggere i reni e la schiena, cioè era esattamente quello che era vestito bene, quello che era un uomo delle istituzioni e quello che ci doveva proteggere. Allora, se il livello è quello, io perciò sono contento non tanto di avere il diritto di dire queste cose, ma per me il dovere, per chi le ha viste queste cose con i propri occhi, ascoltato con le proprie orecchie e visto gente che è morta per liberare il paese dalle mafie, questo serve, perché o noi scuotiamo le coscienze delle persone o non saremo mai un paese democratico, perché un paese che non sa chi è stato responsabile all'interno delle istituzioni di questi crimini sarà sempre un paese sotto ricatto, perché ci sarà sempre qualcosa, ed è un paese sotto ricatto, esatto, perché ci sta tanta gente che ha un prezzo ed è corrotta.